No, Mattia. Sono le 15 qui al centro sportivo di Collecchio, il centro sportivo del Parma. Fra pochi istanti incomincerà la partita fra il Parma e l'Empoli, categoria Under 17. Empoli ha 7 punti di vantaggio sul Parma. Parma ha ancora 0 punti, ma può oggi in caso di vittoria fare un bel balzo in avanti, quindi i giovani crociati oggi in maglia giallo-blu a strisce orizzontali. Avrà la possibilità di un rilancio in questo campionato per una vittoria che darebbe morale ai giovani di Parma. L'Empoli invece che continua la sua corsa, 7 punti, oggi può continuare la sua rincorsa alle due squadre leader di questo girone, la Juventus e il Genoa. Il Genoa ha già giocato a Parma, il Genoa può vantare una coppia d'attacco di grandi cannonieri, di HT soprattutto, che fa della sua forza fisica ma anche una buona qualità tecnica, è sicuramente uno dei volti nuovi dei giocatori di questa categoria che avrà sicuramente gli occhi puntati dagli altri avversari, dagli altri cannonieri, e adesso è lui che guarda tutti dall'alto in basso. E la Juventus, che ormai è una garanzia per queste categorie, quindi ci sarà questo duello questo girone Juventus-Genoa su tutte, poi le altre a seguire. Stiamo aspettando gli arbitri, la terna non è ancora uscita, già fa, le squadre sono già pronte per l'ingresso. Ci sono quelle donne che dici magari.
Ecco le squadre schierate in campo, il saluto al pubblico. Tutto pronto, sarà l'Empoli a battere il calcio d'inizio. Empoli che è schierato alla sinistra della tribuna e attaccherà verso destra. Giornata di sole, campo buono. Vediamo se queste prerogative daranno vita a una buona partita. L'allenatore dell'Empoli sta richiamando un suo giocatore proprio perché ha effettuato un retropassaggio, a mio parere. È stato richiamato per questo, quindi bisogna giocare il pallone in avanti, l'Empoli. Alza, 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 alza
Non è stato freddo l'attaccante del Parma, che si trova sul piede un pallone d'oro appena fuori dall'area piccola. Tenta di calciare in porta, ma non è un tiro, è passaggio indietro. 15 minuti di gioco, 0-0 fra Parma e Empoli. Thank you.
Vedete che è un passaggio all'indietro nell'azione precedente, poi deve ricominciare dalla difesa Parma e fa fatica, dopo uscire con, dalle retrovie con l'impostazione del gioco. A volte non bisogna dare indietro il pallone. Vedete all'inizio l'allenatore dell'Empoli aveva richiamato un suo giocatore perché aveva passato il pallone indietro, l'aveva richiamato duramente. E questo è la dimostrazione che giocare il pallone all'indietro quando sei a metà campo dai un vantaggio agli avversari, che fanno, fai salire la squadra, fai uscire la squadra avversaria dalla sua metà campo, e poi è più difficile ricominciare a impostare la manovra di gioco dalla difesa. Questa è un po' la... quando si gioca il pallone così per vie orizzontali in difesa, se non c'è un movimento collettivo della squadra, dei compagni, poi è difficile cercare il passaggio, il suggerimento. Molto alto il portiere dell'Empoli, esce. Bloccare un pallone al limite della sua area, un pallone. Vede come si muove bene l'11 che taglia dietro, poi spreca tutto. Un
numero 8 dell'Empoli, che aveva pallone facile da mettere in mezzo, colpisce male la palla e la spedisce direttamente a fondo campo per la rimessa con i piedi del portiere. 0-0, sono passati 21 minuti di gioco. Visto il distacco che c'è in classifica, dovrebbe essere l'Empoli a rischiare qualcosa in più, invece l'Empoli non prende l'iniziativa, lascia giocare. Giudizio, l'Empoli non si fida del Parma, anche se non ha finora raccolto punti, però è sempre guardingo, molto attento, ma non affonda più di tanto, anzi. C'è ancora un duello col numero 11. Questa volta l'ha vinto ancora il portiere, stavolta è uscito coi piedi, non più con le mani, proprio perché in precedenza aveva ricevuto un colpo duro. Adesso è il Parma pericoloso. Bello il pallone morbido messo in area dal numero 8, dal numero 10, poi c'è il tentativo di tiro in porta del numero 8 rimpallato da un giocatore, ma è un Parma minaccioso al 23esimo minuto del primo tempo. Numero 5, vediamo se fa viaggiare, invece di toccargli alla corta, la tocca lunga sulla quella fascia.
arriva qua, avanti. Calma Nicola, bravo, ha fischiato, sai cosa devi fare, calma Nicola, è libero, è libero, oh. Puli, per tirare dentro dalla palla, è là, si è toccato, vai, vai, ora sì, ora sta, con la palla, Thank you.
L'Empoli che non riesce a uscire dalla sua metà campo. Il Parma che gioca bene nella metà campo dell'Empoli, tanti passaggi, tanto possesso palla. Questo è un po' lo spirito delle squadre giovanili, non devono giocare nella propria metà campo, ma devono giocare nella metà campo avversaria. Questa è una regola che dovrebbe essere scritta dagli allenatori, perché è più difficile il possesso palla quando sei nella metà campo avversaria che quando sei nella tua metà campo. Vedete come l'allenatore dell'Empoli c'è un po' un torello adesso del Parma con vedendo per la prima volta il Parma categoria under 17 a 0 punti, un po' mi sorprende perché sta disputando un primo tempo veramente bello, gioca con grande naturalezza. Vedete che l'Empoli cerca di uscire in contropiede, ma non riesce. Viene sempre fermato. Ecco, vedete, a volte si rischia troppo con questi passaggi all'indietro. Si viene puniti, castigati duramente. Il portiere dell'Empoli è molto alto.
Uscita tempestiva del portiere dell'Empoli, che deve bloccare un pallone che si stava diventando pericolosissimo. C'erano due attaccanti del Parma nelle vicinanze. Dai, numeri!
Proprio 45 minuti giusti. Squadra negli spogliatoi 0-0 risultato. Un bel Parma però che ha tenuto per buona parte le manovre di gioco, possesso palla. Empoli che ha un po' tirato i remi in barca, non ha affondato.
Ciao Nicolò. Sì. No, non dirmi. Dimmelo domani. No. Passate un signore. Pensavo qualcosa di più serio. No, va bene, dai. Sì, no, Ted, mandami il... Sì, mandami il numero. Sì, mandamelo, che per caso sono io in zona, dopo ci... Oh, a piacere. Sì, no, tu mandami il numero, dopo ci penso io. Vado a vedere se tu... Ok. Hai finito, tecnico, no? Ok, va bene, dai, ci sentiamo dopo, che sono in operativo. Ciao Nicolò, ciao.
8 minuti di gioco del secondo tempo, è l'Empoli che ha un pallone da sfruttare in area dopo una l'Empoli che sta spingendo, però, perché vuole portarsi a casa l'intera posta. Due giocatori liberi dell'Empoli in area, pronti a ricevere il passaggio dalla destra, il cross. Riesce però a sbrogliare la situazione. Adesso il Parma tutto compresso nella sua area. Parma che ha un po' abbassato l'intensità, il ritmo, la velocità di gioco e adesso è un po' sulle gambe, c'è poco movimento, vedete?
esce il fantasista del Parma, il numero 10, Schifani. È un ragazzo che può risolvere le partite in qualsiasi momento, a volte. Tiene un po' troppo la palla, ma è sempre. Un giocatore di qualità da vedere in campo. Adesso è l'Empoli a condurre il gioco, il Parma a subire l'iniziativa dei toscani. Thank you.
Blocca il risultato l'Empoli al 68esimo minuto della partita. Empoli 1, Parma 0. Ma
Lea, puoi entrare, Lea. Parma si è un po' sfaldato nel secondo tempo, non ha più avuto quella brillantezza che ha messo in mostra nel primo tempo. Sta pagando questo. Ci arriva molto bene il portiere, era angolatissimo questa calcio di punizione. Non forte, però molto angolata, con la parabola a scendere nell'angolino basso. Risponde alla grande il portiere del Parma. Però è un Parma che ha un po'. Non c'è nessuno sul primo! Mollato, diciamo, perché. Una grande flessione Parma nel secondo tempo, ancora tempo perché manca un po' meno di mezz'ora, quindi no, un po' meno di 20 minuti, scusate, quindi ha tutto il tempo per cercare di recuperare lo svantaggio. Occhio in aria, al limite, al limite era. Pasticcia anche la difesa dell'Empoli. Il portiere chiama la palla, il difensore la lascia, però. Non riesce da calcio d'angolo, la deviazione vincente è sotto porta. Al numero 20 del Parma si vede arrivare sulla testa un pallone, però non riesce a incocciare bene la palla di testa, la sfiora e basta. Empoli che si sta portando a casa i tre punti col minimo sforzo, praticamente ha tirato in porta una volta. Minimo sforzo, massimo risultato per adesso. Sicuramente non merita di vincere questa partita l'Empoli. Però la sta vincendo, quindi.
15 minuti per le speranze del Parma di recuperare lo svantaggio, però deve cercare di spingere di più, non perdere pallone in zone pericolose del campo. Poi vedete, stavolta c'è troppo campo adesso, il Parma davanti deve salire e accorciare il campo se vuole, deve partire non da così indietro l'azione, ma deve partire da ormai. Il Parma non deve più giocare, vedete che deve rischiare, perso per perso, il Parma deve buttarsi in avanti, anche a rischiare di essere colpito in contropiede, però deve vedete che indietreggia troppo il Parma, deve stare più su, 3 in difesa contro 1, non si... Vedete che quando il pallone passa alla metà campo, l'Empoli cerca di tenerlo, di far passare, cerca di prendersi il fallo, ci riesce. Vedete che cerca di tenere la palla, non... minuti alla fine, sempre l'Empoli in vantaggio di 1-0. Deve aumentare l'intensità del gioco, perché giusto il richiamo dell'allenatore, il numero 8 era in posizione centrale, ha cercato di allargare per il compagno, ma sei in una posizione buona per, anche per una soluzione individuale, personale, sei al limite dell'area o cerchi l'imboccato, cerchi il tiro, ma non cerchi di allargarla sulla sinistra. Vedete che qua non c'è fallo. Adesso anche il 2 che partecipa sulla fascia all'azione d'attacco. Deve... Non cerca la conclusione il Parma, ma sei da buona posizione.
vedete che anche l'allenatore adesso ha cercato un controllo, ma il controllo non è stato... felice. In pratica si è allungato il pallone, lì dovevi solo fermarlo e poi calciare. Nove minuti, ma è un Parma troppo. Giustamente l'allenatore sottolinea che il cross andava fatto bene, come in questo modo, grande conclusione del numero 9 di testa, si allunga veramente il portiere a togliere un pallone che sembrava già in porta, ma è un portiere che è molto alto e quindi ha dovuto togliere dall'incrocio dei pali un pallone che sarebbe entrato, però un Parma che è sfortunato, che non merita di perdere questa partita, perché adesso spreca tutto, un pallone facile da mettere in area, però Parma vicinissimo al pareggio con questo colpo di testa del numero 9 che stacca molto bene in area, ma è da sottolineare la parata del portiere che si aiuta con il palo, butta praticamente il pallone sul palo e poi esce. Non far fallo. Deve insistere il Parma, non deve fermarsi, deve correre. Lascia correre ancora l'arbitro, stavolta mi sembrava fallo. Vedete che non fischia l'arbitro. Sono tutti interventi da dietro che secondo me andrebbero fischiati, perché tu hai il pallone davanti, hai l'avversario dietro, anche se ti ferma l'avversario è un'entrata da dietro, quindi secondo me... Cinque minuti ancora per il Parma. Siete il 2 che sta lottando veramente come un leone. Vieni qua, vieni qua.
Non deve perdere questi palloni, Parma, se vuole, manca poco. È come regalare il pallone agli avversari. Hai poco tempo, ti rimane poco tempo. Non... E mette raddoppio dell'Empoli a 2 minuti dalla fine. Fa tutto da solo il numero. Numero 19. Salta un avversario, si porta il pallone in zona tiro, tira, colpisce di sinistra appena fuori dall'area, a incrociare sul palo alla sinistra del portiere del Parma, che non ci arriva anche se si è disteso bene in tuffo. Tre minuti di recupero, adesso siamo al 90esimo. Thank you.
Si chiude la partita, vince l'Empoli 2-0 qua a Parma, un Parma che ha giocato un tempo alla grande, ma solo un tempo, poi c'è stato il ritorno dei toscani che senza strafare hanno trovato il gol, poi un Parma sfortunato con un palo portiere che ormai è fuori causa, e il secondo gol che chiude la partita due minuti dalla fine. Empoli batte Parma qua al centro sportivo di Collecchio 2-0.